le armi di Israele. Sapete, ne parlano tutti ormai, tutti i giornali, tutte le televisioni, tutti i talk show televisivi, il web, gli Stati Uniti d'America, Biden, gli Stati Uniti dicono che non mandano più armi ad Israele se Israele occupa tutta Gaza. Ormai Gaza è stata occupata quasi tutta, resta l'estremità meridionale della striscia di Gaza. Dopo c'è l'Egitto e lì Biden dice che lì Israele non ci deve andare perché lì si sono rifugiati tutti i palestinesi che sono stati mandati giù dall'avanzata dell'esercito israeliano. 2 milioni di palestinesi che con l'avanzare dell'esercito israeliano e si sono dovuti spostare sempre più a sud, poi si sono tutti quanti accumulati lì, a sud di Gaza. E adesso non saprebbero più dove andare, perché se l'esercito israeliano va ancora più avanti, e questi 2 milioni di palestinesi, cioè c'è il mare, potrebbero sfondare i confini ed entrare in Egitto, ma l'Egitto non li vuole. L'Egitto non li vuole, la Giordania non li vuole, l'Arabia Saudita non li vuole. Per cui gli Stati Uniti d'America, nella persona di Joe Biden, hanno detto a te Israele noi non te le mandiamo più le armi se vai ad occupare pure l'ultimo lembo meridionale della striscia di Gaza, perché se tu Israele vai ad occupare l'ultimo lembo della striscia di Gaza, 1 milione e mezzo, 2 milioni di palestinesi dove vanno? Devono entrare in Egitto, ma l'Egitto non li vuole. In Arabia Saudita, ma l'Arabia Saudita non lo vuole. La Giordania non li vuole, basta ricordarsi del settembre nero, quando la Giordania cacciò via tutti i palestinesi, si chiama settembre nero, si chiama. Allora che succede adesso se gli Stati Uniti d'America non gliele mandano più le armi allo Stato di Israele? Non succede proprio niente. Perché lo Stato di Israele, ve lo dice Serafino Massoni, qua l'ipotesi non finge, non ha bisogno delle armi di nessuno. Lo Stato di Israele è armato in proprio, ne ha sin troppe di armi. Io vi ho già detto che per quanto riguarda la qualità delle armi, qualità, tra virgolette, Israele sta al primo posto nel mondo. Israele batte pure gli Stati Uniti d'America, la Federazione Russa di Vladimir Putin e la Cina, al numero uno sta. Non ha bisogno. Certo che Israele non vuole un'altra Shoah, non la vuole un'altra Shoah, mai più Shoah. Sì, le reclute dell'esercito israeliano e vanno a giurare alla fortezza di Masada, andate a vedere voi Masada, e urlano, mai più Shoah. E qua io devo ricordare, purtroppo, devo ricordare che quando ci fu la Shoah, 1940-1945, l'ho già ricordato tante volte, e quando ci fu la Shoah, 6-7 milioni di ebrei mandati nei lager, poi nelle camere a gas,
poi lassù nei forni crematori. Quando ci fu la Shoah, i palestinesi stavano dalla parte di Hitler. È orribile ciò che sta avvenendo a Gaza, orribile, ma ancora più orribile è ciò che è avvenuto con la Shoah. E la Shoah non è mica di migliaia di anni fa, è dell'altro ieri la Shoah, 1940-1945, l'altro ieri. Ci sono ancora in Europa, nell'Europa cristiana, ci sono ancora persone vive che sono state, che hanno, l'hanno sperimentata la Shoah. In Italia abbiamo la senatrice Liliana Segre, è dell'altro ieri la Shoah, è dell'altro ieri, capito? Orribile la Shoah. Vabbè, cari amici, non so se mi sono spiegato. Casomai non mi fossi spiegato, voi non dovete fare altro che andare in una libreria, comprare una qualche opera di Serafino Massoni, e le cose le capirete tutti perfettamente.